Allora, è passato un anno da quando è partito questo progetto, tu non eri ancora qui a Sassuolo, ma cosa significa partire dalla base e insegnare, la Serie A, la struttura di una Serie A anche a società affiliate? Beh, vuol dire tutto, perché realmente non esisterebbe il calcio a grandi livelli se non ci fosse il calcio a bassi livelli, e quindi bisogna alimentarlo, e è una bella cosa il progetto che è nato un anno fa, proprio perché cerca di alimentare proprio questo, no? Il rapporto tra piccole società e grandi società. Cosa può dare chi gioca in Serie A, chi allena in Serie A, a società più piccole che vi guardano dall'esterno? Ma io credo che il valore più grande possa essere quello di farli sentire vicini, perché poi alla fine la televisione, i media allontanano, no? Mettono distanza tra le persone e tra realtà che alla fine vivono della stessa cosa, della passione per il calcio, e quindi la possibilità che la generazione S è di avvicinare realtà distanti tra loro, ma realmente che fanno la stessa cosa. Mister, l'ultima per me, è una settimana particolare, avete raggiunto il vostro obiettivo dei 50 punti, ma c'è ancora una partita, e che partita? Quella che per il Milan può valere lo scudetto. Lo stadio sarà pieno, per voi che settimana è quella che state vivendo, che partita sarà? Ma ce l'aspettavamo, speravamo di vivere questa settimana, perché non si poteva desiderare una cosa migliore, di finire con una partita importante, con una squadra importante che si giocherà tanto. Dal nostro punto di vista l'affronteremo nel miglior modo possibile, con entusiasmo, sapendo che stiamo facendo un buon percorso. Ci piacerebbe finire in maniera positiva, sappiamo che la partita sarà difficile. C'è all'interno di questa partita anche l'ambasciatore sassolese di Generazione S. Qual è l'orgoglio che c'è in un allenatore nel vedere che effettivamente questo lavoro è andato a buon fine? Beh, diciamo che fa piacere farne parte, fa piacere condividere con ragazzi come Raspa questa esperienza, e sono contento, ecco, di aver partecipato all'evento. Aver vinto a Milano, che cosa insegna durante questa settimana? No, non insegna niente nel calcio. Mesi passati è già preistoria, non conta più quello che si è fatto, e noi speriamo di far ricordare quello che faremo domenica. 20 anni dopo, mister, può finire a rovescio per l'Inter. All'epoca ha perso uno scudetto già vinto stavolta. No, io mi limito a parlare del Sassuolo, non facciamo favori ad altri, noi cercheremo di fare il meglio per noi e basta. Ok, grazie.